Il basket sotto le stelle entra nel vivo. Il torneo 3 contro 3 organizzato da Gladiatorius Basket Porcari ha visto ieri sera l'esordio dei campioni in carica degli Stellite, che all'ultimo momento hanno dovuto fare a meno di Andrea Brezzanti, guardia tiratrice dell'Arcantea, che ha accusato un problemino al ginocchio. Al suo posto è stato inserito in squadra Giorgio Nieri, che direttamente dal centro mini basket di Pieve Pelago ha accettato l'invito dei fratelli Passaglia. Forfè dell'ultimo momento anche per i campioni nazionali di Willy e Lozzi, che hanno di fatto concesso un bye alle altre tre squadre del girone. La partita di esordio è stata una passeggiata per i ragazzoni degli Stellite, che vincendo anche le altre due gare del gironcino della prima fase si sono conquistati la testa di serie per la fase 2 del torneo, una supremazia che dopo il primo match si è fatta meno evidente, tanto che la migliore formazione al termine della prima fase per quanto riguarda gli over 18 è quella dei Naccaron, con 81 punti realizzati, migliore difesa per i Rackets con 30 punti subiti. Al termine della seconda fase, che si disputa stasera, si comporrà il tabellone delle semifinali in programma giovedì dalle ore 19.30. Si conoscerà quindi domani il nome delle squadre vincitrici della seconda edizione del basket sotto le stelle. Una serata da non perdere per gli appassionati di streetball, allietata anche da un'esibizione di una scuola di danza, ma soprattutto dalla gara del tiro da tre punti, con ben 60 partecipanti che a suon di triple cercheranno di conquistare il titolo ed il telefonino messo in palio dallo sponsor tecnico del torneo.